La trattativa per il rinnovo del contratto Federcasa 2022-2024 ha evidenziato l'assenza di volontà da parte dei datori di lavoro nel riconoscere al personale una valorizzazione professionale ed economica adeguata, con incrementi salariali sufficienti a preservare il potere d'acquisto. L'obiettivo delle organizzazioni sindacali è garantire ai lavoratori impegnati nell'offerta di soluzioni abitative per le fasce di popolazione vulnerabili una risposta alla grave crisi inflattiva che ha eroso il loro potere d'acquisto. Per queste ragioni, i sindacati FPCGL, CISL FP e UIL FPL hanno indetto uno sciopero nazionale che si è concretizzato con un sit-in sotto le diverse prefetture italiane, tra cui anche quella dell'Aquila. Le nostre rivendicazioni sono soprattutto di natura contrattuale, appunto perché parliamo di edilizia residenziale pubblica, che quindi fa fronte a un diritto importante come quello della casa. È logico che anche i lavoratori abbiano le dovute riconoscenze. Da un punto di vista economico è stato offerto per il rinnovo del contratto un importo che supera poco più del 5% l'attuale retribuzione, a fronte di un'inflazione che supera nel triennio di riferimento il 15%. Noi chiediamo invece un adeguamento che sia più in linea col mantenimento del potere e di acquisto di quelli che sono i dipendenti appunto di Federcasa. Tra l'altro sono dipendenti che stanno sempre di più diminuendo, che anche lì c'è un problema di dotazione organica, parlando a livello generale, per cui continuano comunque ad assolvere i propri compiti, all'Aquila anche di più perché c'è tutto il problema della ricostruzione, quindi anche in maniera molto più efficace e molto più attenta, per cui avere almeno un riconoscimento che, anche se non ricomprenda per intero l'inflazione, ma diminuisca la perdita di potere di acquisto, è il minimo che noi chiediamo. Attualmente in tutti gli altri contratti, anche nel privato, parliamo di rinnovi contrattuali che chiaramente superano il 5%. Questo noi chiediamo anche di avere degli indennizi, ovvero degli arretrati che siano in linea con le nostre richieste, e chiediamo a Federcasa di riaprire la trattativa tenendo conto di queste esigenze.